siamo in diretta, seconda ora del Gran Mattino con Francesca Martino, che fa anche rima, ma insieme a me ai nostri microfoni ho il piacere di intervistare lo storico giornalista Domenico Salvatore. Buongiorno. Buongiorno. Beh, non è una presenza, è una presenza attiva quella del professore, la voce delle dirette domenicali calcistiche, quindi avremo modo di parlare largamente su questo, anche perché ci sono delle notizie veramente succulenti da parlare, in modo particolare sul calcio nell'area grecanica. Diamo al via i vostri sms 349 12 94 525, e anche linea WhatsApp, quindi abbiamo anche un modo molto tempestivo da interagire. Le vostre chiamate in diretta, lo 0965 78 15 02. Poi ricordiamo, caro professore, che siamo in diretta Facebook Radio Studio 95 Melito TV. Insomma, abbiamo fatto un bel quadro di quello che andremo a parlare, ma prima di iniziare c'è una chicca da dire. Che ne dite? Mi date il via? Come dite voi? Avanti. Beh, il vostro gergo ormai per noi è diventato veramente molto simpatico e annuncia anche un qualcosa che per chi ama il calcio deve assolutamente leggere. Melito nel pallone, cosa vi dice questo? E allora, Melito nel pallone è uno dei tre libri che mi sono regalato per i miei primi 50 anni di giornalismo. Ho cominciato con la presentazione di un libro, Sonetti di Possato, libro di poesie, e che ho presentato a Bova Marina e alla biblioteca De Nava in Reggio Calabria. Prossimamente lo presenterò anche su Melito Porto Salvo. Poi ci sarà il terzo libro, che è un romanzo, stiamo lavorando, come Melito nel pallone siamo già alle bozze, alla conclusione, si può dire. Quindi dei libri molto importanti, come avete detto prima, Sonetti di Fossato, edito ricordiamo anche il professore Cotronei, lo salutiamo, che sicuramente ci sta ascoltando, il nostro giornale degliapresse.it, in cui appunto ha promosso il testo che descrive Fossato e le zone limitrofe. Ute Telbi, Università della Terza Età e per il Tempo Libero di Bova Marina. Ecco, ritornando al discorso del calcio, prima che si inizia una partita c'è molto stress, ma uno stress positivo accompagnata da ansia, ma allo stesso tempo di emozione, quindi che unisce tutta quell'adrenalina che poi fa scendere in campo con molta trepidazione. Il personal trainer entra in campo in questo caso per insegnare ai giocatori a saper gestire lo stress, l'ansia e le emozioni. Quindi è un'emozione positiva a dare delle giuste opportunità, e sicuramente queste opportunità sono state sposate al meglio da calciatori storici, che chi ci sta ascoltando sicuramente li ricorderà. Se vi dico Fabio Caserta, Ciccio Marra, Salvatore Manganaro, cosa mi dite? Allora, cominciamo con Fabio Caserta, che diciamo che è l'unico giocatore calciatore melitese che sia arrivato agli onori della Serie A e ha sfiorato pure la convocazione in nazionale. Un giocatore cresciuto da queste parti, anche se alcuni palizzitani rivendicano una triade di calciatori: Ciccio Marino, appunto Fabio Caserta, perché la mamma è, come tutti sanno, melitota tra virgolette, però il padre era palizzitano. E poi c'è un Sebastiano Siviglia pure, quindi sono tre giocatori della scuola palizzitana: Siviglia, Marino e Caserta, che farebbero parte di questa scuola tra virgolette. Però è un giocatore melitese, nato a Melito, cresciuto nelle file di squadre melitesi,
e poi ha giocato in diverse società in Serie A, dopo essere transitato per Locri, per la Novegea, Catania, Messina, Lecce, Atalanta, Juve Stabia, eccetera eccetera, di quelle che mi vengono in mente. Per quanto riguarda Ciccio Marra, un giocatore anche lui dotato di grande classe, il biondino terribile lo chiamavano a Catanzaro quando giocava nella Serie B e C, perché Ciccio Marra ha giocato in Serie B nel Cosenza, ma anche nel Catanzaro. E poi c'è Salvatore Manganaro, che è un po' l'emblema, diciamo, del giocatore che abbia militato nel campionato di Serie C, quindi abbiamo questi tre giocatori emblematici, Fabio Caserta, Ciccio Marra e Salvatore Manganaro, che hanno giocato in Serie A, B e C. Poi ci sono quelli della Serie D, tipo Ciccio Bomba Marino, tanto per fare un nome, l'avvocato Manganaro, che Emilio Manganaro, che oggi vive a Milano, che però ogni sera, quando giocava nel Messina ha giocato in Serie B a quei tempi, gli mandavano il taxi all'Aliscà. Quindi dei nomi molto particolari che hanno fatto la storia del calcio melitese, però è purtroppo di drammatica evidenza la infinita, ecco, la definiremo anche atavica e gravissima crisi che investe questa nostra terra nel complesso, ecco, dello sviluppo economico-sociale. Parliamo appunto non solo della provincia di Reggio Calabria, ma anche della nostra area grecanica. Con questa crisi economica ovviamente si riversa su quella che è su quello che è lo sport in generale e soprattutto nel gioco del calcio, in quanto in questi ultimi anni, dopo la gloriosa militese degli anni 80, devo dire, allenata da mister Peppe Giancotta e guidata dal presidente Lillo Crocè, con calciatori sicuramente di grande rilievo, di categoria superiore, come il portierone Ciccio Ciancia, ecco, per ricordarlo, Mimmo Labbate, Mimmo Franco e tanti altri, quando la squadra ionica della città del Bergamotto, quindi Milito Porto Salvo, si distingueva in quello che è il campionato di promozione calabrese, che a quel tempo equivaleva alla odierna Serie D. Cosa è successo? Stiamo parlando della gloriosa Melitese, dove Mimmo Musolino, l'estensore di questo articolo molto seguito, pubblicato anche dal nostro giornale DeliaPress.it, Mimmo Musolino in quella famosa esperienza ricopriva il ruolo di segretario, quindi conosceva vita e miracoli della gloriosa Melitese di Lillo Crocè, allenata dal mago di Polistena alias Peppe Giancotta. Quindi è stato un momento molto particolare. Sì, perché era la Melitese dei grandi trionfi, che faceva tremare le vene dei polsi a squadre di tutta la Calabria. Allora si giocava nel campionato di promozione, che equivaleva più o meno alla odierna Serie D. Si accedeva, non c'era l'eccellenza allora, si accedeva direttamente dalla promozione alla Serie D. Tu hai citato grandi giocatori come Mimmo Labbate, Mimmo Franco, di cui poi diremo in seguito altri suoi meriti, che c'erano grandi giocatori anche come Pippo Lapace, attuale trainer del Siderno, squadra che milita nel campionato di eccellenza regionale calabrese. In questa categoria si affrontavano a viso aperto delle squadre blasonate come il Crotone, che oggi milita nella massima serie calcistica. Ci sono altre squadre come la Morrone di Cosenza, la Vibonese, la Palmese, la Gioiese, Locri, Siderno, come voi avete detto poc'anzi. C'è anche Roccella, Corigliano, Castrovillari, insomma ci sono delle squadre molto importanti. E nonostante questo, Melito Porto Salvo, ironia del destino, era sprovvisto di un campo di calcio regolare, ecco, ed idoneo per quella categoria e le partite casalinghe che giocavano a Pellaro e anche a Saline Ioniche. Quest'ultimo reso idoneo e agibile a spese della stessa Melitese. Il primo vero campo sportivo, secondo le notizie in mio possesso,
doveva localizzarsi più o meno nella frazione Annà. Poi arrivò il campo della Piumara, anzi per dirla in dialetto su Tenucari, dove attualmente c'è nell'area degli zingari, diciamo così, tra virgolette, fino ad arrivare all'inizio degli anni 70 all'attuale Maro Simone, tra virgolette, campo che poi venne intitolato al presidente scomparso Saverio Spinella, e un noto giornalista prese una lattina di pittura e andò a scrivere questo nome sulle mura dello stadio, che poi veramente fu intitolato perché era pure giusto. Ricordiamo anche l'esperienza della Valle Grecanica con l'unione della Militese con il Bagalati, che scioltasi in breve tempo, e poi ci sono stati anche dei deludenti risultati. Allora, la vallata Bagalati San Lorenzo, o Omega Bagalati San Lorenzo, militava, come tutti gli sportivi sanno, nel campionato di eccellenza regionale calabrese, anzi lo vinse quell'anno e acquisì, conquistò il diritto di entrare dalla porta principale nel campionato di Serie D. Un'altra squadra, pure della stessa Piumara Torrente, perché Bagalati e Melito sorgono sulla stessa Piumara e quindi hanno realizzato questa fusione, io direi confusione, perché sono riuscite a ottenere solo che due squadre gloriose, prestigiose, non solo in Calabria, come la Vallata Bagalati San Lorenzo e la Melitese, siano scomparse, cancellate con un colpo di spugna improvvisamente, in ossequio a questo pennacchio della Serie D, che comunque Bagalati aveva conquistato sul campo. Il presidente forse nelle intenzioni voleva unificare un grosso bacino, non solo Melito e Bagalati ma anche altre squadre, per far arrivare allo stadio 2-3 mila spettatori, anche se lo stadio stesso non è attrezzato per questa cifra. E poi dopo due anni incappò in una vicenda giudiziaria di cui si occuparono le cronache e tutto finì in una bolla di sapone. Ecco, molto deludente questo, una bolla di sapone quando ci sono veramente dei talenti e delle forze sportive che danno lustro a quello che è il calcio. Ma per trovare, ecco, una squadra di Melito Porto Salvo nel mondo appunto del calcio, bisogna arrivare addirittura tra i dilettanti della seconda categoria, girone F, con la Futsal Melito e il Borgo Grecanico, due buone squadre di media classifica. Sì, ma prima vorrei fare un cenno storico della Melitese degli anni 10 e 20 del 1900, cioè del XX secolo. Come tutti sanno, a Melito Porto Salvo sin dall'inizio del 1900 esisteva ed esiste ancora, non sappiamo per quanto, un nosocomio, l'ospedale intitolato all'onorevole Tiberio Evoli. Io sentivo i discorsi negli anni 50 e 60, sentivo i discorsi degli anziani, sentivo i discorsi di ex calciatori che parlavano di quelle vicende degli anni 10 e 20, e quindi già in quel tempo esisteva una squadra di calcio e partecipava ai campionati calabresi nelle categorie più alte, anche se Melito ha subito un torto, io sto cercando anche di rimediare in parte con una ricerca pazzesca, forsennata, matta e disperata per ristabilire la verità, e cioè Melito è stata una delle grandi squadre del calcio calabrese e ciò non emerge dalle cronache piuttosto frammentarie. Poi siamo arrivati alla gloriosa Melitese, Melito,
Beh, questo nome merito meritese anche Primavera, Genovese e altre denominazioni si sono susseguite con alterne vicende fino ad arrivare appunto all'odierna realtà di merito e rappresentata purtroppo, tra virgolette, da due squadre di serie di seconda categoria e una di terza, perché da quest'anno c'è anche la calcistica Spinella del presidente Giuseppe Vadanà, allenata da Vincenzo Labate. E certo, gli sportivi arricciano il naso, abituati come erano ai fasti, ai trionfi, alla gloria del calcio meritese, ritrovarsi con uno stadio di questo tipo che tutti invidiano, anche se lo stadio stesso abbia bisogno di un restyling, di un look, perché ci sono sempre delle cose da rivedere. Per la verità dobbiamo dire che l'attuale sindaco, l'ingegnere Giuseppe Salvatore Meduri, e la dottoressa Patrizia Crea, che è l'assessora, campionessa anche regionale di calcio femminile, calcetto, abbiano provveduto in qualche modo quantomeno a programmare un maquillage per questa struttura, che è il fiore all'occhiello, l'unica che brilla come la stella polare, perché per il resto c'è veramente il deserto dei tartari. Sì, ricordiamo che nell'ultimo periodo, ecco, lo stadio qui a Merito Porto Salvo ha avuto diversi problemi per quanto riguarda le tribune. Sì, ma certo, la tribuna, anche qualcosina sul prato, diciamo, artificiale, c'è sempre da rivedere, da aggiustare, da sistemare, arricchire, perfezionare. Ecco, è fondamentale avere uno stadio in modo tale che i talenti possono mettere in atto ma ciò che hanno. È una piccola bomboniera, possiamo dire, che praticamente è sempre occupata, perché giocano eccellenza, promozione, prima categoria, seconda, terza, anche la Serie D ha giocato, ricordiamolo, poi ci sono gli amatori, i campionati giovanili e magari anche scavoli ammogliati. Fatti alla mano, quindi, professore. Merito è diventata l'ultima della classe? Beh, bisogna partire sempre da sotto, purtroppo, quando nel calcio non si vive di allori, non si vive di gloria, bisogna sempre rinnovarsi. Noi abbiamo esempi anche tipici, come la Palmese, per esempio, precipitata dalla Serie C di eccellenza, promozione e prima categoria, è dovuto ripartire da capo, come la Paolano, come il Castrovillari, come lo stesso Crotone, che come tutti ricorderanno era precipitato nel campionato di promozione e addirittura venne a Bagalati su un campo di terra battuta e pareggiò, strappò il pareggio grazie a un rigore concesso benevolmente dall'arbitro del tempo, quando il Bagalati stava vincendo per una rete a zero. Qual è stata la partita che le ha più entusiasmato, che ha commentato? Beh, non era una partita di campionato, ma un amichevole di lusso tra la Meritese e il Catanzaro, finita 3-2 a favore dei padroni di casa, cioè della Meritese. E cos'è successo? È una grande partita, tutta giocata impeto e passione, con una grande rappresentanza di skinhead e hooligans, tifosi sulle gradinate. Se in questo momento dovesse commentare una partita come sa fare lei, come la farebbe? Una partita meritese e un'altra squadra? Certamente i derby, quindi largo spazio alla vostra immaginazione, perché i derby rivestono un carattere particolare,
quindi una partita come Melitese, perché da quest'anno si chiama Melitese, Borgo Grecanico, direi che è un derby da seguire con la coramina a portata di tasca, perché l'adrenalina si impenna come il Machu Picchu. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook, Radio Studio 95 Melito TV, nella nostra pagina potrete commentare e richiedere i vostri commenti anche alla linea degli sms, lo ricordiamo il numero 349 12 94 525 e la nostra linea diretta che è lo 0965 78 15 02. Stiamo parlando di calcio, in particolar modo adesso diamo ampia attenzione a quelle che sono le scuole calcio. Come lei ha descritto, una nessuno e 100.000. Eh sì, non c'era niente fino a qualche anno fa, poi venne fuori la calcistica Spinella, intitolata al presidente scomparso Saverio Spinella, e dobbiamo dire grazie alle iniziative del numero uno del calcio meritese e non solo, Guido Pizzi, oggi 8 gennaio, giocatore, allenatore, presidente, tutto, anche raccattapalle qualora occorresse. E quindi la calcistica Spinella, diretta brillantemente per tanti anni dallo scomparso Nicola Liguori, Lillo per gli amici, e poi proseguita dal segretario Pasquale Macheda, che è veramente il factotum di tutto, senza nulla togliere al successivo Saverio Panzera, e quindi infine appunto Giuseppe Vadalà. E poi abbiamo Leggiare, un'altra società, diciamo, un'altra squadra importante, non solo per la città di Melito Porto Salvo, diretta dalla signora Franca Ventura, e poi il Borgo Grecanico, inventato, diciamo, per onore di verità da Gianni Villari, proseguito poi dai vari Antonio Cormaci, Giuseppe Mercurio, l'avvocatessa Luisa Nipote, via discorrendo. Quindi sono 3 scuole calcio che hanno sfornato tutta una serie di campioncini in erba che hanno militato nei vari campionati, terza categoria, seconda, prima, promozione, eccellenza, serie D, serie C e perfino serie B. Quindi un onore e un vanto per la città di Melito Porto Salvo, la città dei 3 medici famosi, che sono appunto di Bereuevoli, Bruno Spadolisano e Pietro Panuccio, senza nulla togliere ai successori e agli altri medici, ma questi sono stati veramente luminari della medicina, bisogna dargliene pubblicamente atto. Ecco, gloria a chi ha dato gloria. E sicuramente il gioco del calcio, siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra intervista, per fare un sunto, l'area grecanica, allora, per quanto calcisticamente parlando, è alla frutta? Bisogna rinnovarsi continuamente, bisogna vedere quali siano gli stimoli del momento, se ci siano gli sponsor, se ci sia la passione e tutto il resto, perché devono comunque assicurare un ambiente sereno, immerso nel verde, nell'ossigeno e nella natura, mens sana in corpore sano, rispetto delle regole del gioco propedeutiche allo sviluppo della legalità, promozione sociale, sviluppo del dialogo, della dialettica e del confronto delle idee. E questo che veramente la calcistica Spinella, Leggiare, il Borgo Grecanico hanno fatto in tutti questi anni. E quindi sì, attualmente la più alta squadra, diciamo, in categoria è il Brancaleone, per rimanere, diciamo, all'area grecanica, che la regione con un suo decreto ha esteso da Reggio Calabria fino ad Aprico. Quindi Aprico, che milita nel campionato di promozione insieme alla Brancaleone,
Poi ci sono anche altre squadre come Palizzi, Bovese. Poi ci sono due squadre di prima categoria come il Palizzi e la Bovese, che hanno meritato pure nel campionato di promozione, ricordiamolo. E poi ci sono squadre di seconda e terza categoria, fino a Motta, Lazzaro, sono nobili decadute, queste qui hanno giocato a più alti livelli, ma purtroppo bisogna sempre rinnovarsi, trovare nuovi stimoli, nuove combinazioni, nuove cordate, magari che abbiano passione più di quelle che c'erano prima. Ecco, prossima inchiesta del giornalista Domenico Salvatore. Noi sappiamo, vi vediamo anche nelle vostre famosissime dirette su Facebook. A cosa state lavorando? Tu benevolmente mi hai definito giornalista storico. Io ho cominciato con i giornali parrocchiali, poi sono andato alla Tribuna del Mezzogiorno e Il Tempo, pagine della Calabria, dove la firma si vedeva e non si vedeva, una sigla ogni tanto. Poi il Giornale di Calabria, versione Piero Ardenti, Gazzetta del Sud, con Nino Calarco, direttore. Quando l'avvocato Carmelo Malara passò alla RAI, mi chiese di rilevare la corrispondenza che andava allora da Punta Pellaro fino a Brancaleone. Poi sono passato a Oggi Sud, quindi al Giornale di Calabria, versione Giuseppe Soluri, e poi al Quotidiano della Calabria, quindi qualcosa scritto per Calabria Ora, e poi ho le comunicazioni, la comunicazione l'ho seguita con Radio Melito, Radio Luna, Canale 52, Radio Studio 95 e anche emittenti locali come Tele Ionica, Tele Brancaleone, Tele Reggio, Reggio TV, Tele Melito, Melito TV, e oppure una collaborazione con la RAI di Cosenza e l'agenzia di stampa, l'agenzia ANSA, e poi settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali, trimestrali, e che più ne ha più ne metta. Quindi un curriculum di tutto rispetto, oltre 50 anni di onorata, ecco, carriera. Gli sportivi mi seguono e li ringrazio da questo microfono, anche con le telecronache che abbiamo fatto sulla Melito, Futsal Melito, Melitese. Sono famosissime, devo dire. Quindi terza categoria, seconda categoria e anche prima categoria, perché abbiamo seguito il Palizzi. Vorrei spendere anche una parola giusta per il calcetto e ristabilire la verità. A Melito Porto Salvo c'era un'eccellenza che si chiamava calcetto, cioè calcio a 5. Maschile e femminile, ben diretta da Mimmo Franco, che è stato diciamo il demiurgo che ha plasmato la materia caotica e informe, è stato il deus ex machina, il deus ex cathedra, anche se poi magari si è accollato il peso della responsabilità economica Gianluca Borruto. E tanti allenatori che si sono susseguiti, comunque il calcetto aveva la Serie A, avete capito bene, amici lettori e ascoltatori sovrani. Melito Porto Salvo aveva la Serie A del calcetto femminile e la Serie B del calcetto maschile. E adesso? Adesso sono scomparse anch'esse, cancellate con il classico colpo di spugna. Quindi siamo alla frutta, professore. Certo, piange il cuore, ma è così. In effetti la città di Melito Porto Salvo, 15.000 abitanti per difetto, il più grosso centro fra Reggio Calabria e Locri, non può rimanere sicuramente con una seconda categoria. Dunque incrociamo le dita per il calcio melitese e due ultime domande e poi chiudiamo. Allora, caro professore, le foto che voi fate dove sono? Questa è la domanda classica che tutti gli sportivi che mi conoscono, anche quelli attempati, perché
sono sulla breccia da 50 anni, quindi si sono anche, diciamo, sportivi, tifosi, appassionati che mi seguono. E la classica domanda: Domenico, ma tu fai sempre foto a destra, manca, con la Polaroid, con la... La cioccolatiera, come l'avete definita prima. Con la Cosina, con la Nikon, con tutte le altre macchine. Ma queste foto dove sono? Io non le ho mai viste. Qualcuno dice: a me non ha dato mai una fotografia. Sarà. Anch'io, ma... anch'io l'ho detto. Sarà, ma tutte quelle fotografie, e sono migliaia oramai, che spuntano come funghi del bosco su internet, da dove vengono, chi l'ha prodotte, chi l'ha fatte, chi l'ha scattate, non solo quelle sui libri, quelle sui giornali, quelle che ho dato e regalato brevi mano, ora all'uno, ora all'altro. E poi le foto, come tutti sanno, una volta che le do alle redazioni, le redazioni mica me le restituiscono. Bisogna richiedere anche i diritti d'autore, su questo c'è una lunga, ecco, una lunga argomentazione. E soprattutto, professore, per tutti i giornalisti che magari sono in ascolto in questo momento, come si fa a resistere in questo percorso molto arduo? Ricordiamo 50 anni di giornalismo, come si fa? Si sa che ci sono tantissimi ostacoli, sgambetti e quant'altro. Beh, innanzitutto bisogna avere la passione. La passione è, diciamo, il motore che muove tutto, ma non soltanto nel campo del giornalismo, in qualsiasi altro campo. Se non c'è la passione, non c'è niente. E poi naturalmente bisogna avere la passione, sì, ma anche l'amore per la verità. Il Signore Gesù Cristo, nel suo discorso sulla montagna, diceva di amare la verità, perché la verità ti farà libero. E non è facile in questa terra, dove l'omertà regna sovrana e cuce le bocche a doppia mandata per paura di reazioni inconsulte, di minacce, di intimidazioni, cose che ho subito in questi anni, non sono immune da queste cose, attentati, cose. E poi bisogna sempre ricercare la verità. E io sono rimasto nel mio piccolo mondo, ho avuto sempre ostacoli, intralci, problemi, perché non mi sono mai schierato ora con l'uno, ora con l'altro. Non ho tessere di partito in tasca e non ho tessere di sindacato, non sono sponsorizzato da un grosso nome della politica. Quindi avevo avuto pure la possibilità di entrare nella RAI all'inizio della mia carriera di insegnante, ho optato di fare il maestro elementare e sono rimasto qui. Quindi lunga vita alla verità, alla libertà e soprattutto a quella di espressione, che è la cosa più importante. Noi abbiamo concluso la nostra intervista, vorremmo veramente parlare ancora, però i tempi costringono. Noi facciamo anche gli auguri di buona Pasqua ai nostri radioascoltatori, a chi ci sta guardando da Melito TV. Mi unisco a una serena Pasqua e Pasquetta per tutti gli sportivi e per tutti i nostri ascoltatori. Grazie per l'attenzione. Linea che torna a Studio 95. Ecco, adesso mi avete dato il là. Se in questo momento fossimo in una partita di calcio, come la commenterebbe? In che senso? Nel senso che adesso dobbiamo dare spazio a quella che è la musica. Quindi facciamo una piccola immaginazione, apriamo, ecco, la nostra mente a quella che magari ci troviamo, non lo so, in un campo di calcio, c'è in atto un'azione, un gol, un rigore e quant'altro, e invece, insomma, avviene la vostra... Ci sono tante azioni bellissime, una sforbiciata, un calcio di rigore, una punizione dai 30 metri... Il tiro della domenica da centrocampo, un gol da calcio d'angolo pazzesco come quelli di Palanca, che andrebbero sicuramente accompagnati magari con l'ultimo grido di Jovanotti o
o con una musica di Albinoni. Grazie mille al nostro professore giornalista Domenico Salvatore, grazie appunto per la vostra presenza qui, sempre ben ospite ai nostri microfoni, e adesso lasciamo spazio alla musica.